Allora, siamo con il coach Spanakis. Coach, scorso weekend ci siamo trovati a... Lei ci ha messo la faccia a commentare una sconfitta bruciante, oggi una vittoria netta. Sì, è andata così, diciamo, oggi era molto più complicata magari del punteggio del 3-0. Questa, sappiamo la forza di questa squadra, soprattutto al servizio, e oggi l'ha dimostrato, e in attacco dove hanno avuto qualche problema in più, forse complice anche il palazzetto. No, io sono contento della prestazione dei miei, che già in settimana, dopo lo svarione della settimana scorsa, si sono dimostrati dei uomini per l'ennesima volta, si sono rimessi in discussione, perché una partita del genere è brutta e poco accettabile da parte nostra per il lavoro che abbiamo fatto fino adesso. Ci sta la sconfitta, ma siamo rientrati nei ranghi, quindi abbiamo fatto un'ottima settimana di lavoro e oggi siamo entrati col piglio giusto. Ecco mister, si aspettava questa reazione per il derby o per, diciamo, la magra figura fatta la scorsa settimana? No, noi sappiamo che qua se non si portano le giuste risorse mentali e fisiche, ogni gara va incontro a brutte figure. Noi settimana scorsa non ne avevamo, però abbiamo subito un po' troppo la situazione e non abbiamo provato a reagire, almeno dal punto di vista tecnico. Quindi niente, non è morto nessuno, perché il percorso di questa squadra è fantastico. Però è importante ricordare che per mantenere quel livello di gioco ogni gara bisogna sudare in palestra e tanto. Ok, adesso si torna in trasferta per la seconda, si ritrova una Brescia sicuramente in buona condizione, ma che deve ancora giocare domani. Sarà una partita tosta. Sì, qua sono tutte partite toste. Per dire, Brescia la prima di questa pool l'ha vinta 3-0 contro Santa Croce, che è una squadra informissima, quindi in trasferta c'è il fattore campo che assolutamente non è semplice da gestire, quindi vedremo un po' di acquisire i riferimenti giusti il prima possibile. E poi per la validità della squadra, che ha comunque elementi di spicco come Cisolla, Di Berti, quindi sarà un'altra battaglia.